Bella a tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Tarmoil. Questa terza stagione la proseguiamo ovviamente nel migliore dei modi. Abbiamo 102.580 dollari e il 26% di azioni, quindi un bel po' di roba, quindi assolutamente ottimo così. Allora, dunque, cosa mi potrebbe servire? Vediamo un po' al saloon che cosa c'è. 0,83, c'è qualcosa di meglio? Tasso di interesse non mi interessa. Le multe per sicurezza lo prendiamo. Ecco, diamogli un diamante, così quantomeno ci dice diciamo il terreno più proficuo, insomma. Però vabbè, 0,83 io magari le prendo, che così sappiamo che almeno al di sotto non scende. Quindi iniziamo a fare l'asta per le azioni, vediamo quanto c'è. 4%, il 4% lo voglio, ragazzi, assolutamente. Quindi lo pagheremo un fottio, ma chi se ne frega. Vai, 40.000, però il 4% è tanta roba, perché così, ragazzi, siamo arrivati al 30% di azioni. Quindi ottimo, ottimo così. E nonostante tutto siamo lo stesso in testa anche con i soldi. Perfetto, quindi andiamo a fare l'asta per i terreni. Vediamo lui dove ci consiglia di andare. Ah, addirittura qua, va bene, io vado qua. Mi fai cliccare? Oh, alleluia. Perfetto, nessuno ci è andato vicino, speriamo che effettivamente ci sia un bel po' di petrolio qua in giro, perché insomma ci serve veramente tanta tanta roba. Non so se riuscirò a fare... no, l'upgrade termico non l'ho preso perché costava... cos'è che era? 60.000 addirittura, quindi una bella cifrozza, ragazzi, eh. Allora, avete trovato qua, ok, quindi io la metto ipoteticamente... qua dovrebbe essere buona come posizione. Riesco anche a prenderle tutte e due con una sola trivella. Ok, ok. Allora, speriamo che sia subito qua. Perfetto, questa l'abbiamo beccata. Ottimo, molto molto piccola, eh. Quindi mettiamo già subito un altro rabdo. Andiamo a prendere questa. Questa è veramente piccolina, da quello che posso capire da qua. Però mi sembra veramente veramente piccola. Comunque va bene. E la madonna, tutti attaccati. Tutti attaccati hanno trovato, va bene. Vabbè, per adesso andiamo giù di qua. Vediamo, c'è roccia ovviamente di mortacci tua. Mi tocca fare così. Magari le becco tutte. Ah no, vabbè, però in realtà la posso beccare così. Beh, no, dai, ascolta, qua non c'è roccia. Non mi puoi rompere le palle. Ma porca di quella miseria. Allora, io faccio un'altra cosa. Visto che... aspettate, fatemi scansionare un attimo qua. Ok, qua non c'è roccia, perfetto. Quindi posso fare così. Vai, andate a vendere un attimo. Faccio... tanto sono abbastanza piccole anche queste, quindi è inutile star lì a farsi troppi problemi. Faccio così, me ne chiappo tutte e due e ho belle che fatto. Perfetto. Allora, magari mettiamo anche un altro cavallino intanto. E mettiamo ovviamente... e io ne metto altri due di rabdo, perché in teoria dovrebbe esserci tanto petrolio. Però andate di là magari, che è un po' più alto. In teoria dovrebbe esserci tanto tanto petrolio. Speriamo. Speriamo, ragazzi, speriamo che quel tipo del diamantino non ci abbia inchiappettati male. Spero proprio di no. Allora, intanto inizio a mettere un silos qua. Hai trovato laggiù, hai trovato là. Ok, allora iniziamo a vedere un po' con lo scanner che cosa ha trovato questo tipo. Qua ovviamente nulla. Ne avrà trovato, credo, qua sotto. Sì, hai trovato là sotto effettivamente. Ok, quindi andiamo con la trivella così. Ok, qua sta già scendendo, quindi tra un po' li metterò a vendere di là. Andate di là a vendere. Vai, 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 spicciatevi. Ok, quindi facciamo così e andiamo giù così, perfetto. Ok, tu invece hai trovato laggiù, va bene. Vediamo cosa ha trovato. Allora, qua non c'è niente. Vediamo qua sotto. La miseria. Ok, ok. Adesso iniziamo a ragionare col petrolio. Adesso iniziamo a ragionare. Perché mi iniziavo un po' a preoccupare. Ho detto, questo mi sa che mi ha tirato il bidone. E invece no, già questa è un attimino meglio. Ok, qua poi iniziamo a fargli già l'upgrade, va. Perché sennò... se no diventa problematica la faccenda. Quindi fammi l'upgrade così. E poi te lo faccio anche qua. Beh, quando poi finisce questa. Anche perché ha trovato anche qua sotto lui, eh. Quindi vediamo un attimino cosa mi hai trovato. Qua tra l'altro c'è un goccettino di gas. Va bene, ma qua al momento non vedo ancora nulla.
È qua sotto, probabilmente è qua sotto, questo pezzettino qua, però... Giovanni, dai, devo fargli l'upgrade, ragazzi, al momento devo fargli l'upgrade, perché sennò rischiamo multe su multe, quindi vendi con 5, e facciamo al volo l'upgrade, vai, ok, così almeno siamo un attimino più tranquilli, e vediamo cosa ha trovato lui a sto punto. Ammazza, ma questa è gigantesca! No, vabbè, ragazzi, non l'avevo vista che era così grossa. Porca di quella miseria. Vendi con sé che c'ho bisogno di soldi, ragazzi. Qua ho bisogno di un fottio di soldi. Devo fare l'upgrade a tutto, qua. Porco boia. Allora, qua almeno a 2, ma la dovrò fare addirittura a 3 l'upgrade, perché sennò mica ce la faccio. Fai l'upgrade anche qua. Porcaccia Eva, sei grossa questa. La miseria. Allora, dato che quella è piccola, io quasi quasi andrei a prenderla così. So che magari è uno spreco di tubi, ma visto che è piccola, preferisco andarla a prendere così. Tanto è piccolina questa, quindi non dovremmo aver problemi. È ben petrolio, vero? Sì, ok. Sì, non è grandissima. Passiamo anche in mezzo al gas. Ok. Perfetto. Vendi però di là con 5. Vai, 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 vai. Metti i cavalli, che non mi fido. Ok. Va bene, va bene. Così qua abbiamo preso anche questa. Tu mi dici che hai trovato qua sotto ancora. Ma qua sotto dove? Scusami. Non lo so dove avrà trovato lui. Io per il momento qua... Ah, abbiamo un radonante, già ce l'avevo, che pirla. Vabbè. Va bene, mettiamo un altro per sicurezza, dai. Ciccio, non mi fare scherzi. Cavallini, siete upgradati al massimo adesso, non rompetemi le balle. Allora, iniziamo a metterne 3 a vendere e iniziamo a mettere via da parte qualcosa, perché sennò qua siamo messi male. E la devo mettere sempre un po' più spostata sta trivella, Ancora un pochino più a destra, perché mi sa che qua 2 super silos non credo che mi ci stiano, però vediamo, vediamo. Ok, qua credo sì che ci sia effettivamente tanto petrolio, quindi upgradiamo a 3. E anche questa io la voglio fare a 3, ragazzi. Spendo un po' in tubi, ma sti cavoli, voglio tirar su tutto il prima possibile, così da vendere non appena, insomma, ho la possibilità di farlo. Qua do una bottarella giusto per capire. E anche questa io magari la metterei a 2, dai. 1,12. Iniziamo a vendere con 3. Con 4 anche. Vai, vai. Andiamo con 4 per adesso. Ok, così tiriamo su un attimino meglio. Quanti cavalli ho? 12. Ok. Quindi con 5. 13. Oh, io li metto tutti, ragazzi. Non voglio rischiare. Non voglio rischiare multe o robe varie. Ammazza, 1,34. Vendi con tutti. 8. Cioè, vendi almeno con 8. Qualcosa tengo via, però. Ragazzi, qua iniziamo a vendere. E siamo sempre a rischio, con le multe, perché con gli upgrade così alti tira su petrolio, che è una bellezza sta cosa. Ah, qua sotto hai trovato. Ah, guardala qua dov'è. Chi la vedeva da qua. Bella piccolina anche questa, tipo io ci riesco ad andare giù così. No, c'è roccia. Se vado giù così mi fai andare, così sì. E poi da... Dai, che non l'ho presa la roccia, rompipalle. Fai così e fammi così. Ok. Ah, dai, ma sei un bastardo. No, dai, non posso fare l'upgrade per sto sputo qua, dai. Di qua non posso passare. Mi toccherà farlo per forza così, ragazzi. Se no non riesco a pigliarla questa. Ok, basta, basta vendere. Siamo già a 15.000, Siamo già a 15.000. E ci abbiamo ancora un bel po' di petrolio da raccattare. Ok, questa è finita. Così almeno una trivella non ci pensiamo più. E i cavalli rimangono concentrati su questa. Sei veramente un bastardo. Dai, non è vero che c'è roccia. Ma dai, ma io posso farla. Vabbè, ragazzi, lo devo fare per forza a sto punto, se no. No, più che altro mi scoccia perché non prendo il bonus poi per aver estratto tutto il petrolio. Qua in mezzo pensavo ci passasse e invece no. Allora, iniziamo a mettere intanto un altro silos di questi qua. Poi vediamo se fare i super silo. Ma mi sa proprio che dovrò farli, ragazzi. Ok, mettiamone anche un altro di qua. Li devo fare, sì. Guardate qua quanta roba abbiamo. Il problema è che siamo già a settembre, quindi spero che mo' inizi un po' a salire il prezzo, perché sennò è un bel problema. È un grande problema, ragazzi. Veramente un grande problema. Io questo farei l'upgrade a 2. Così la tiriamo su prima. Vai.
Altri silos, altri silos. Ma qua due mi sa che non ci stanno. No. Ah, cacchio, l'ho messa male questa qua. L'ho messa proprio male questa qua. Vabbè che non credo che mi servano addirittura altri due super silos, però magari ne facciamo uno qua, vediamo. Siamo già a ottobre, cavolo. Ok, sta salendo il prezzo, vendiamo con tutti. Vendiamo perché è 1,23, ragazzi. Qua, come detto, non sfrutto il gas, perché al momento non ho l'upgrade per il termico e sfruttare ste robe è inutile. Ok, questa l'abbiamo finita. Ottimo, così dovremmo tirare su bene questa. Basta un attimo vendere che sta scendendo. Vediamo se risale. Vediamo se salo di qui o di lì, speriamo. Mo sta scendendo da tutte e due le parti. Dai, porcaccia. Però abbiamo tirato su tutto, eh. Ok. Vai, tutto abbiamo preso tutto. Novembre. Dai, non mi va di vendere a 0,83, però che sfiga. È solo che devo vendere, ragazzi. Sta iniziando a salire, forse? No, ma è lentissimo. No, niente, devo vendere di qua, ragazzi. Siamo l'ultimo mese. Inizio a vendere di qua e vediamo come va. Mi scoccia perché avevamo un fottio di petrolio e mi scoccia venderlo a così poco. Vabbè, andate là che qualche centesimo in più, ma... Perché se no, vedete, sono già arrivato al pelo così, eh. Vai, 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 vai. Ok, venduto tutto. Peccato però. Abbiamo fatto solo tra virgolette 44.384. Peccato perché come petrolio, ragazzi, ce n'era veramente veramente tanto. Se saliva un po' di più il prezzo nello sprint finale, secondo me andavo di nuovo oltre i 60.000, perché era veramente veramente uno sbotto di petrolio. Va bene, ragazzi, quindi nonostante tutto comunque è andata bene. Come vedete, siamo sempre in testa su tutto, sia per quanto riguarda le azioni sia per quanto riguarda i soldi, quindi andiamo veramente sul sicuro e sul tranquillo. Magari nel prossimo gameplay provo a prendere il potenziamento termico, così rivediamo un attimino insieme come funziona. Vedremo se riusciremo a sfruttare qualcosina appunto con questo nuovo potenziamento che ci dà il bioma innevato, e così insomma mi rinfrescherò anche la memoria, perché francamente non mi ricordo più come si utilizzava al meglio. Quindi, ragazzi, mi raccomando, voi continuate a sostenere questa serie con un sacco di like, condividete, commentate e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo come sempre al prossimo gameplay. Ciao belli!